Allora, c'è questo problema dopo la chiusura di Via della Magnanina, sulla quale ci siamo ormai detti tantissime cose, ma si sono lasciati aperti dei varchi ancora peggiori, pericolosi. Allora, qual è il problema? Sempre lo stesso, alla rotonda di Santa Firmina. Per di Santa tornare Firmina, sulla statale. La rampa che va sulla statale è piena di buche. Secondo me non percorribile perché si è ristretta. Perché ai bordi cresce l'erba e poi c'è il guardarail che è divelto. Che è divelto. È in salita. È in salita. Ci sono anche due cassonetti. La gente che va a buttare la spazzatura è costretta a fermarsi perché passano le macchine, si fiondano proprio, che dovrebbero andare a 30 all'ora, invece corrono. Quindi diciamo che è diventata impraticabile perché è tutta scassata. E anche per chi ci vive e lavora come me lì, insomma, è diventato abbastanza impossibile. Perché, insomma, secondo me devo fare qualcosa, è pericolosa. Bentornati a questo nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Avete sentito? Ormai è un problema atavico, un problema preso di petto dall'assessore, sempre da lui, ha voluto chiudere Via della Magnanina. Ormai i residenti continuano a subire questa storia. È inutile tutte le proteste che ci sono state. È inutile ricordare a chi ci ascolta che per andare in città è necessario fare un giro completamente molto più lungo, si spendono i soldi in fondo all'anno, bla 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 bla, che abbiamo detto tantissime volte. Ci siamo occupati di questa chiusura che è stata fatta senza neanche sentire l'opinione dei 4.000 residenti in questa zona, fra San Marco Villalba, Santa Firmina, Gaville. Ecco qua, questi sono i risultati, sono stati lasciati aperti dei varchi ancora più pericolosi, come avete sentito da questa signora che lavora qui nella zona. Noi ci auguriamo che prima o poi qualcuno la riprenda in mano questa situazione di Via della Magnanina, perché è stato veramente un atto di forza da parte del comune. Quindi ce lo auguriamo veramente, perché diventa pericoloso andare in città utilizzando anche i varchi che sono rimasti aperti, perché sono veramente, veramente pericolosi. Via della Magnanina in confronto non era niente, anche perché non ci sono mai stati incidenti mortali per l'attraversamento, semmai quelli che sono accaduti sempre per l'alta velocità. Bene, assessore, se vorrà ripensarci, se vorrà rivedere, se vorrà dare ascolto alle richieste della cittadinanza, noi ne saremo veramente felici. Ci vediamo domani sera per un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Vi ricordiamo di firmare per i giardini del Porcinai. Ciao a tutti!